Buongiorno ragazzi, allora mi ero organizzato benissimo per non tediarvi con il lavoro di ieri, il refilo di tutte le abbondanze dei board incollati e quindi stanotte alle 3 sono venuto qua e li ho refilati tutti, tutti. Ho finito praticamente alle 8 stamattina e mi sembrava di essere Scarface, Al Pacino in Scarface, c'era tanta di quella neve in giro che metà bastava. Una volta fresato produce dei chips che non sono i poliziotti dalla sessualità ambigua che c'erano in televisione negli anni 90, ma sono questi robi qua. Questi robi qua sono appiccicosi, elettrostatici e si vanno ad attaccare dappertutto. Soprattutto si vanno ad attaccare mentre voi fresate sia sull'anello della fresa, sul cuscinetto della fresa, sia qua sul piatto. Quindi quando voi passate vi sposta praticamente la fresa. Quindi in realtà il lavoro da fare è ogni 2x2 dare una soffiata alla fresa con l'aria compressa, spazzare via il piatto, dare una passata, dare una soffiata, dare un'altra passata. Quindi se erano 100 bordi, 100 metri di bordo in totale, ho passato a tutti i lati, ne ho fatti 200, avendoli fatti tutti due volte ne ho già fatti 400 e non ho ancora finito perché devo ancora stondare. Però non posso stondare oggi, cioè, o meglio non posso stondare adesso perché tra mezz'ora parto e vado a ritirare la macchina nuova. La nuova misteriosa macchina del laboratorio, la macchina definitiva, la più importante, quella che nessun altro maker ha. Adesso non è che ricominciate a indovinare. A proposito invece di macchine vecchie, vi confermo, dopo una notte di passione, il rifilatore Bosch approvatissimo, ma proprio al 100%, testato anche in verticale addirittura, cosa che col Makita probabilmente avrei perso due dita. Comodissimo perché sui pezzi quelli lì, quelli alti alti, il lato corto non sono riuscito a farlo da sopra, ho dovuto farlo in verticale. E approvatissima, decisamente una macchina straordinaria, un buon investimento. Ma come vi stavo dicendo all'inizio, mi ero organizzato per ammorbarvi col lavoro da rifilatura e quindi stamattina prima di andare via procedere subito con la stondatura che è rapida perché viene fatta dal piatto, quindi si fa e via andare. Ma sono finalmente venuti a sistemarmi il cancello d'ingresso che non si chiudeva tipo da anni e ho fatto una figura di merda che non avete idea, adesso ve la racconto, e quindi sono stato occupato. Poi già che c'ero ho messo in vapore l'ultimo listello, il numero 18, il che vuol dire due cose: che appena si raffredda un attimo posso chiudere la steam machine e non averla più tra le palle e che non dovrete più ricordarmi listelli a bagno. Vi ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto, siete stati tantissimi, siete stati anche un po' di rompicoglioni, però siete stati fondamentali alcuni giorni, tipo ieri che me lo stavo sinceramente dimenticando. Se non fosse stato per voi avrei saltato il giorno e ce l'ho fatta, 18 giorni e 18 listelli. Adesso quello lì è in pressa, domani va in colla, posso smontare quello, la pressanna invece non verrà smontata perché servirà più avanti e finalmente posso di nuovo liberare questo spazio qua. E poi attendiamo un po' e poi li potrò lavorare. Attendiamo un po' perché almeno torneranno alla loro umidità normale, ma io voglio inframmezzare degli altri lavori, finito il mobile d'ingresso prima del mobile hi-fi. Il mobile hi-fi non lo farò subito, ve lo dico. Non è che voglio tirarla per le lunghe con il mobile hi-fi, però voglio il laboratorio setappato esattamente come dico io. Siccome ho delle idee, ho dei lavori che voglio fare sul banco da guerra e sul laboratorio in generale, tra cui anche aggiornare e integrare questa lista, perché finiti i lavori qualcosa andrà via, qualcosa lo aggiungo, e i listelli più stanno curvi lì a riposo meglio è, e siccome non c'è nessuna fretta perché bisogna ancora capire come realizzare il mobile dell'acquario, posso benissimo aspettare. Però la parte tosta, cioè la parte con più incognite del mobile hi-fi è fatta, le curve. Certo, vanno ancora tutte rifilate, piallate, però diciamo che la parte tosta è fatta. È stato un bel viaggio quello della curvatura e non sarà l'ultima volta che uso questa tecnica. Ora, prima di salutarvi, vi racconto la figura di merda del cancello. Allora, il cancello aveva questo problema. L'anta di sinistra, diciamo che si chiudeva e arrivava a fine corsa. L'anta di destra arrivava e si appoggiava. Ho letto tutti i forum possibili e immaginabili. Devi regolare la spinta, potrebbe essere andato un cuscinetto, il motore può aver perso olio, ne ho sentite di ogni. Siccome di cancelli automatici non capisco sinceramente un cazzo e la maggior parte della gente diceva che era imputato alla centralina, ho smanacciato un po' con la centralina, ma anche aumentando la potenza finale non cambiava niente.
A un certo punto mi sono detto, ma è possibile? Cioè, il cancello ha un anno, non può essersi starato così tanto. Addirittura certe volte si bloccava perché, dovendo uscire, chiudendo la mano, tirandolo con forza, rimaneva la serratura bloccata e poi non si apriva più al rientro. Possibile, cazzo, ha solamente un anno e mezzo sto cancello, non può, l'automatismo non può essersi bloccato. Cosa c'è di che può... Il cancello ha un anno e mezzo, l'automazione, il cancello invece è vecchio, è qui dalla notte dei tempi. Allora ho ingrassato tutto il cancello. Grasso per alte temperature, grasso per basse temperature, grasso al silicone, grasso di ogni tipo, grasso di persone, grasso del dottor Rosardan, tutti i grassi possibili li ho usati, sì, ho usato di tutto, soprattutto il PFE, il PPT, il PCOS, il VD40, lo Svitol, tutti li ho messi dentro e continuava a dare lo stesso problema. C'è un punto rassegnato dal fatto che tutte le volte dovevo scendere dalla macchina per chiudere il cancello, scendere dalla macchina per aprire il cancello dopo averlo automatizzato, mi sentivo un po' un idiota, ho direttamente chiamato quello dei cancelli. Quello che ha installato il cancello è arrivato, mi ha detto, non è un intervento, appena sono in zona faccio sapere. È passato oggi, è sceso dalla macchina e ha detto, ma per forza si è incrostato quell'affare lì. Praticamente in basso c'era una linguetta che l'anta di destra deve spingere. La linguetta è l'unica cosa che non ho ingrassato perché la imputavo al cancello vecchio, non la nuova installazione, perché quando l'ha ridipinto, ha ridipinto tutto uguale e io non ho mica visto che quella lì apparteneva alla nuova installazione. Quindi è arrivato, due martellate, un po' di grasso, un po' di Svitol e tutto è tornato a funzionare. Che maker. Dai ragazzi, vado, ci vediamo più tardi. O dopo che ho ritirato la macchina, o alla ferramenta Veda, oppure direttamente qua dopo che ho ritirato la belva. Purtroppo non posso più farvi timelapse dal furgone, che a me piacciono tanto, perché si è rotto il supporto e non l'ho mai ricomprato. Ultima cosa, e poi vi saluto, rispondo alla domanda che ieri mi ha fatto, non mi ricordo assolutamente il nome, mi dispiace, ma tu hai sempre sulla stessa camicia e lo stesso golfino, dici così perché non hai mai visto il mio armadio? Chi è stato qua da me ha visto anche il lato casa, lo sa, il mio armadio è così composto: 10 jeans tutti uguali, una ventina di magliette nere della Decathlon tutte uguali, 5 camicie come quelle che indossi in estate in laboratorio, 5 golfini come questo. Allora ragazzi, macchina ritirata, l'abbiamo caricata in due, voglio proprio vedere come la scarico da solo quando arrivo. Comunque ora non torno, ma a ferramenta nobili, vediamo quanti mila miliardi di milioni di miliardi di euro lascio giù. Eccomi, ce l'ho fatta, 200.000 ore per arrivare fino a Meda nel traffico, ma ci sono riuscito. Devo dire che in furgone, col caldino, perché fuori fa caldo, qui dentro fa freddo, così vai, non dormo da due giorni, ho avuto un attimo di defiance, stavo per addormentarmi al casello, però invece no, sono sopravvissuto. E appena ho ritirato la macchina e appena sono stato da ferramenta nobili, mi sono ringalluzzito tutto. Primo tra tutti le cerniere con scodellino da 35, penso si chiami scodellino, mezzo collo, cioè mezzo sormonto, perché ho chiesto meglio consiglio anche a loro e hanno detto che o mettevo quelle esterne a sormonto intero per non vedere la battuta qua di fianco e tutte le altre a mezzo sormonto, oppure potevo metterle tutte a mezzo sormonto. Io ho scelto di metterle tutte a mezzo sormonto perché mi va benissimo che qua compaia un pelo di spalla, tanto comparirà anche sotto e comparirà anche sopra il top. Quindi cerniere prese. Quindi adesso cercherò bene anche gli appendiabiti estraibili, cercherò di chiarire le maniglie, decideremo le ante e acquisterò tutto quello che manca. Però questo mi permette di andare avanti con tutta la struttura in tutta tranquillità. Secondo me, se faccio un calcolo a spanne, stando un po' larghi, chiudo il mobile a 1500 fatto finito, senza contare le ore di lavoro ovviamente, sulla riproduzione di un mobile che a catalogo sta oltre 6.000. A me va bene così. Ma veniamo al pezzo forte, quello per cui mi avete stressato l'anima cercando di indovinare tutti qual era la macchina che nessun maker ha in laboratorio che sarei andato a prendere oggi. Vi faccio un toto di cosa avete detto. La maggior parte di voi ha puntato diretto sulla calibratrice, che... Allora, 45 kg magari ci poteva anche stare una piccola calibratrice, che non ha nessun maker, no, perché legnosamente ha la calibratrice. Secondo classificato, il tornio, che non è una roba che non ha nessuno, e poi non so cosa pesi il tornio. I più virtuosi hanno lanciato uno spillatore di birra, qualcuno ha detto un frigorifero, tutte robe che bene o male i maker hanno in laboratorio.
Pochi di voi, veramente pochi, hanno indovinato, perché è una cosa di cui ho parlato pochissime volte, ma quei pochi che hanno indovinato lo hanno fatto perché hanno capito la mia vera anima, la mia vera essenza, che non è quella del maker, ma quella della casalinga. Perché ho preso una macchina per lavare i pavimenti. Industriale. Una macchina industriale per lavare i pavimenti. Vediamo com'è andata, perché non è che l'ho presa. Allora, io non mi ricordo di averne parlato, se ne ho parlato, l'ho parlato tantissimo tempo fa, quando passavo le domeniche a lavare il pavimento di là e di qua e non mi passava niente. Proprio in questi giorni io stavo guardando la possibilità di acquistare o contattare un'azienda per prendere un tipo di macchina così, che non è una macchina uomo a bordo, ma è comunque una bella sberla, 30 cm di spazzola, butta l'aria, l'acqua, lava e aspira. E proprio mentre io guardavo mi ha contattato Riccardo. La macchina è quella che è, una lavapavimento industriale, pesa 40 kg, come vi ho detto, non è neanche troppo ergonomica, quindi scaricarla dal furgone è stata un po' un'impresa. Serbatoio d'acqua, serbatoio di detersivo, stavo dicendo carburante, serbatoio invece quando viene aspirata l'acqua, ha solo un difettino, non funziona. Neanche farlo apposta. Allora, no, Riccardo mi ha avvisato, ci deve essere un problema alla batteria, perché la batteria non carica più, quindi o la batteria è da sostituire. Il secondo problema, ma per questo non è richiesto il vostro aiuto, ci penso io, è che è totalmente priva di ficcanza. Ma anche a questo sono sicuro che c'è rimedio, infatti oggi ho già delle idee. Sono certo che non era la macchina che vi aspettavate, qualcuno ci sarà rimasto anche male, però è così ragazzi, sono 500 metri quadri, io non ho più le palle di lavare a mano tutta sta roba. E soprattutto c'ho il pavimento del laboratorio, che è conciato uno schifo, è ora di dargli una pulita approfondita. Così diventerà sì il laboratorio più pulito d'Italia e così sì tutti gli stranieri sui miei posti di Instagram possano dire che è tutto finto perché le macchine non sono usate e il laboratorio è troppo pulito, come già fanno peraltro. Dicevo, ora metto via tutta la ferramenta, già mi angoscia l'idea di sbagliare sto lavoro, c'è da fare ancora un lavoro che è di quelli considerati a def con basso, quindi non ha una grande possibilità di errore, che è la raggiatura di tutti questi spigoli. Ok, con la fresettina si mette giù di piatto, non sposto neanche la pressanna e raggio tutti gli spigoli. Io però sono in piedi dalle 3, cioè in realtà non sono proprio andato a letto, però sono in lab dalle 3 e sono un po' stanchino e i pezzi sono tanti, quindi io potrei farlo anche, porto i cani e mi metto a fare questo lavoro, dai. Porto i cani a pisciare, mezz'oretta, e poi mi metto a fare sto lavoro. Allora, cani pisciati, ragazzi, mi state riempiendo di insulti bonari sulla storia della macchina e molti mi scrivono, avevo inteso, avresti preso una macchina per il laboratorio. Sì, ho giocato proprio sul fraintendimento e quindi era lì il giochino. Non è che però se ve lo spiego non serve un cazzo. Ad ogni modo, mi avete fatto una domanda, che marca sono le cerniere, se sono della Blum? No, sono della Salice. Non mi sono posto granché il problema, Blum o Salice, ho usato tutte e due, mi trovo benissimo con entrambe. Queste mi piacciono perché hanno, non so come si chiama la parte che va sulla montante, ma hanno l'attacco rapido, che è quello che piace a me, piuttosto che inforcare e stringere. Ora, invece, l'arrotondamento degli spigoli. Quindi io direi che oggi, per la prima volta in mesi, mi divano, niente listelli in spa, finiti, domani ultimo listello in pressa e poi possono riposare. Secondo me ci metteranno anche più di una settimana a tornare all'umidità iniziale di 6,8-7,5, soprattutto l'ultimo che spacchetto domani. Sarà quello che sarà, tanto sono pieno di roba. Cioè la stazione di ricarica, il banco da lavoro, altra roba che ho segnato lì. Banco da lavoro poi è una roba enorme, decidere... Ma ci vediamo domani. Non l'hai davvero pagato, Riccardo? No, non ho dato niente in cambio, tranne una cosa. Quella che do a tutte le persone che mi fanno un favore, la mia monetina. Che non è perché valga qualcosa, però la mia monetina è un po' come il pegno di John Wick, per chi avesse visto il film. Con chi ha in mano quella è perché mi ha fatto un favore e può tornare da me con la monetina per ricevere un favore e restituire il pegno. Ne ha una Osborne One, ne ha una Mickey e Bruno, pochi. Pochi favori, pochi ma buoni.